Siamo in collegamento telefonico con il responsabile dell'ufficio di promozione turistica del comune di Castellabate, Enrico Nicoletta, per tracciare un bilancio di questi 10 anni intensi che hanno visto la città di Castellabate al centro del mondo, possiamo dire, grazie al film Benvenuti al Sud. Sì, grazie Raffaella. 10 anni che noi volevamo festeggiare nel migliore dei modi con una festa di compleanno vero e proprio e poi con la cittadinanza a Claudio Bisio e Luca Miniera. Purtroppo il Covid ci ha bloccato, ma nonostante tutto, anche durante il periodo della stagione turistica, i dati che scaturiscono dalle nostre visite al castello e nel borgo e nei luoghi del film sono confortanti e soprattutto sono sconvolgenti. Per poco abbiamo mantenuto gli stessi standard dello scorso anno, nonostante l'emergenza sanitaria e la paura che c'era intorno a questo Covid-19. È un compleanno strano questo dei 10 anni in una parabola strana e anomala, perché la parabola di un film, l'onda lunga di un film, secondo le statistiche proprio degli esperti in settore, dura massimo 5 anni. Noi quest'anno festeggiamo il decimo compleanno con la stessa energia, gli stessi impulsi e soprattutto gli stessi dati che mettono Castellabate, come dicevi prima tu, al centro dell'Europa per questo evento mediatico che è stato di straordinaria potenza e soprattutto di visibilità incredibile. Ecco, dopo tutti questi anni c'è stata la proposta magari di altri registi che sull'onda di Benvenuti al Sud, che ha riscosso davvero tanto successo, la possibilità, insomma, di girare di nuovo un film a Castellabate che possa magari avere lo stesso successo? Guarda, il turismo cinematografico intorno a Castellabate è cresciuto sempre di più. Abbiamo avuto tanti sopralluoghi da parte di produzioni straniere, nonché italiane della TAO 2 Film. Rivivere Castellabate sulle ali del successo di Benvenuti al Sud diventa sempre più complicato. Comunque, quello che ci fa piacere di vedere Castellabate interessato sotto questi aspetti, al centro di tante produzioni televisive e cinematografiche. L'invito ovviamente a chi ascolterà questo servizio televisivo è sempre lo stesso, perché ovviamente non ci si deve mai stancare di tornare a Castellabate, soprattutto perché Castellabate è una località sicura, soprattutto in questo momento particolare di emergenza sanitaria. Sì, distanziamento sociale, obbligo della mascherina anche attraverso le vie, gli slarghi del centro storico che quest'anno sono state sempre di più affollate e soprattutto con la speranza che questo incubo passi al più presto per far sì che poi la nostra promozione turistica possa essere sempre più larga a livello nazionale e internazionale. Grazie a voi e soprattutto grazie per lo spot che Gianni Petrizzo quest'anno ci ha regalato per far sì che Castellabate venisse riconosciuta sempre di più a livello mediatico e a livello visivo.